Siamo ad Islamabad, la capitale del Pakistan. È ora di partire per il K2. Adesso ci aspettano 2 giorni di viaggio in pulmino, perché le cime del Karakorum sono lontane dalla capitale 750 km. Il Pakistan è un paese islamico, migliaia i fondamentalisti, ma gli sguardi che incrociamo non hanno nulla di ostile. Prima la strada attraversa campi rigogliosi, una campagna benestante dove a prima vista non c'è molta povertà. E sulla strada per il Karakorum i segni della speranza di fare affari con il turismo. Ma fino all'anno scorso queste montagne erano deserte per colpa dei venti di guerra. Per tutto il viaggio ci accompagna il fiume Indo, che nasce al confine tra India e Pakistan, un confine mai riconosciuto. E in attesa della pace, questa è una zona militarizzata, con veri e propri sbarramenti di polizia. E al lato della strada cresce rigogliosa la canapa indiana, la pianta della marijuana e dell'hashish. È selvatica e la mangiano le caprette. Man mano che saliamo di quota, il verde dei campi e dei boschi cede il posto al deserto. Deserto di montagna. A valle piove poco, mentre ad alta quota nevica. E quando la neve si scioglie, l'acqua precipita a valle senza fermarsi e finisce nell'Indo. La strada lambisce il precipizio e l'Indo che scorre sotto di noi è gonfio da far paura. E prima di arrivare alla meta, percorriamo quasi 100 km tra le gole che il fiume ha scavato nella roccia. Le montagne si aprono, l'Indo scorre finalmente placido e tranquillo. Questo è il Baltistan, l'ultimo territorio certo del Pakistan. Più oltre si entra nel Kashmir, al centro di un conflitto con l'India che dura dal 1947. Se non fosse per gli alpinisti stranieri che arrivano fin qui, Skardu sarebbe poverissima. E anche adesso la gran parte dei soldi finisce nelle mani di 3 grandi agenzie turistiche. E alla popolazione rimangono le briciole. L'acqua del fiume Indo è la sua ricchezza, ma il fiume viene usato anche per smaltire l'immondizia. Il Karakorum è sempre stato un crocevia di culture, sin dai tempi di Alessandro Magno. E anche il nome Skardu viene da Iskanderia, città di Alessandro. Adesso è una zona islamica, ma qui tutti, prima di Maometto, erano buddisti. Qualcuno ha scritto sul Buddha frasi d'amore e la prescrizione di curare questo luogo sacro non è molto rispettata. Partiamo per le montagne. Il fiume Braldu sarà ora la nostra guida. È lui che ha scavato questa valle scendendo dal ghiacciaio Baltoro. Gli ultimi chilometri di strada asfaltata. Shigar è l'oasi più estesa di tutta la valle, ma confina con le dune del deserto. L'agricoltura non basta a sfamare migliaia di abitanti e così da qui partono i portatori che aiutano gli alpinisti stranieri a scalare le montagne. Ma a guadagnare la gran parte dei soldi sono i caporali delle agenzie che organizzano trekking e spedizioni. Facce che ricordano intrecci di razze e culture e facce segnate dalla mancanza di iodio e dagli incroci tra consanguinei. Per il cinquantenario del K2 sono passate di qui centinaia e centinaia di stranieri, ma la gente continua a guardarci con curiosità.
Via via la strada diventa sempre peggio. Ogni tanto incontriamo jeep stracariche di portatori che tornano a Shigar. Hanno le facce stravolte dalla stanchezza. La strada entra nelle gole del Braldu, dove l'acqua non si ferma, compaiono pezzi di deserto. Il tracciato corre a precipizio sul fiume e quando si incontrano le jeep dei portatori c'è da aver paura. Le guide non sono Balti, ma Hunza, una valle molto ricca ai confini con la Cina. Conoscono bene queste montagne. Quest'anno sarà molto difficile scalare il K2. C'è sempre brutto tempo e troppa neve in quota. In alto scorgiamo le rovine di un antico castello, all'aria di qualcosa di straordinario. Per iniziare a fare un po' di fiato, facciamo una passeggiata. Più ci avviciniamo e più ci accorgiamo di aver avuto un grande abbaglio. Il gioco dell'erosione ha trasformato la terra in torri. Anche l'esploratore Fosco Maraini ha avuto la stessa suggestione. Ecco Ascole. Qui finisce la strada e inizia il sentiero. Per arrivare al K2 abbiamo ancora 6 giorni di cammino. Ascole, estremo villaggio. Qui si reclutano nuovi portatori. Ai nuovi portatori e ai riconfermati si distribuiscono le razioni di farina. 1 chilo al giorno. Il sasso spacca il grammo. È un peso che nessuno discute. All'alba arrivano i portatori. Molti sono stati convocati, ma alcuni sperano di trovare un carico all'ultimo momento. Sultan, la nostra guida, pesa e divide i carichi. Ogni portatore può portare al massimo 25 kg. Attraversiamo il villaggio di Ascole, è come 50 anni fa. Povere case di paglia e fango. E bambini che camminano a piedi nudi. Del denaro degli stranieri qui se ne ferma poco. Qualche portatore e qualche pecora, comprata per sfamare gli alpinisti. I bambini non si accontentano delle caramelle. Chiedono l'elemosina con insistenza. Anche le donne mercanteggiano con gli stranieri. All'uscita di Ascole c'è una casetta rossa in stile alpino. È una specie di pronto soccorso. Lo hanno realizzato gli amici di Lorenzo Mazzoleni, un alpinista morto sul K2. Il sentiero diventa subito aspro. Sassi e rocce rendono il cammino molto faticoso. E anche le pecore sono costrette ad arrampicare. I portatori con il carico sulle spalle corrono più di noi. Marciano a passo svelto per 10-15 minuti. Poi si fermano a riposare. Hanno tutti le stesse scarpe. Scarpe di plastica che costano 4 soldi. Pochi giorni fa, sull'altra sponda, ho visto i cadaveri di 2 portatori. Cercavano di attraversare il fiume poco più a monte. Sono affogati in 5, ma i corpi degli altri 3 non li hanno più trovati.
Seguiamo la fila dei portatori con un interrogativo in testa. Quelli che abbiamo davanti sono uomini o carne da macello? Poco più in là c'è il luogo della tragedia. È il torrente Du Mordu, un affluente del fiume Braldu. Per attraversarlo su un ponte occorre fare un'ora di cammino ad andare ed un'altra a tornare. Un massacro a fine giornata, che i portatori cercano di evitare. Il ponte di liane, instabile come una maca, sospeso su acque gelide che non perdonano, annuncia gli agguati di un mondo dove gli uomini incontreranno la morte ad ogni passo. A 50 anni dalla spedizione di Ardito Desio, sul Du Mordu c'è ora un cavo d'acciaio sul quale dovrebbe scorrere una teleferica. Only one road. Yeah, okay. Fix inside and... Dovrebbe, yeah. Perché il cavo si è allentato e nessuno si è preoccupato di rimetterlo a posto. Quando l'acqua è abbastanza bassa, i portatori si attaccano alla corda e passano uno per uno. Non sanno che il vero pericolo non è la corrente, ma il freddo. L'ultima volta il primo della fila si è sentito male ed è caduto in acqua. Per salvarlo si sono tuffati in quattro, uno dopo l'altro, ma sono morti tutti. Lavoravano per la spedizione italiana. Si avvicina un portatore. Forse vuol tentare anche lui la pericolosa scorciatoia. No, no, sono solo venuto a vedere. Prima si poteva passare perché la teleferica funzionava. Adesso è troppo pericoloso. Nessuno risarcirà le famiglie dei cinque portatori. Loro lo sanno che questo è un lavoro massacrante e pericoloso. E così a fine giornata non gli resta che fermarsi nei piccoli cimiteri d'alta quota e rivolgere da là una preghiera di ringraziamento. La marcia prosegue attraversando un altro dei tanti deserti d'alta quota. Sabbia bianchissima, ciottoli da spiaggia e macchia mediterranea. E in mezzo al deserto una piccola postazione militare pakistana ci ricorda che le zone di guerra non sono poi così lontane. Il sentiero è duro e faticoso. Ma alla fine della terza giornata di cammino, ecco la prima ricompensa. Payu è l'ultima oasi prima di salire sul ghiacciaio. Qui tutte le spedizioni fanno una pausa di 24 ore per abituare il cuore all'altitudine. Per macellare le pecore e preparare i pasti per la marcia sul ghiacciaio. Più il cibo viene consumato e più diminuiscono i carichi. E così a Payu i portatori che lasciano la spedizione fanno festa. Gruppi di portatori fanno da mangiare. Con un pugno di farina e poca acqua impastano schiacciate, le ciofati. Il peperoncino è già un lusso. Tritando la paprika ne ricavano un sugo infuocato
in cui intingono i bocconi. Il fronte del ghiacciaio Baltoro è grigio di pietre e detriti. A prima vista sembra una colata di lava. Questo è il Masso Desio. Da questo punto fisso il capo spedizione italiano misurava i movimenti del ghiacciaio, che non sta mai fermo. Il fronte del ghiacciaio del Baltoro con la sorgente del fiume Braldu. Da qui si capisce molto bene come tutto questo ghiaccio sia una massa viva, in continuo movimento. Dal fronte del Baltoro sorge il fiume Braldu, migliaia di metri cubi di acqua di fusione che non diminuiscono affatto la massa del ghiacciaio. Il sentiero è un continuo saliscendi, dune di sassi e sabbia, deserto freddo e la traccia che a tratti scompare inghiottita dal movimento del ghiacciaio. Sui nostri passi troviamo laghetti e torrenti che scorrono sul ghiaccio vivo. E man mano che avanziamo lo scenario diventa lunare, il ghiaccio emerge dai detriti e assume le forme più strane. Pezzi di ghiaccio enormi. Sembrano vele o pinne di squalo. O semplicemente iceberg che galleggiano nella tempesta. Il Baltoro è un impetuoso fiume ghiacciato lungo 60 km. Dalle montagne scendono gli affluenti, anche loro ghiacciati. Una riserva d'acqua dolce che potrebbe dare da bere a milioni di assetati. Questo ghiacciaio sembra quasi stabile, anche lui ha una sua dinamica. Sembra non fondersi perché ha una copertura di detrito tale che la protegge dalle radiazioni solari. Però si muove. Lo noterete anche voi salendo, via via salendo. Gli stessi campi base, gli stessi campi lungo il trekking dove vengono montate le tende, ogni tanto le tende vanno un attimino riassestate. Anche le tende per la notte sono montate sul ghiaccio. Noi dormiamo nel sacco a pelo, mentre ai portatori basta un telo di plastica e un fornello per cuocere. Per passare il tempo i portatori curiosano, oppure cantano e suonano per ore e ore. Lungo il sentiero altri accampamenti militari, riforniti di continuo dagli elicotteri dell'esercito. Incontriamo colonne di asini che salgono e scendono. Ogni asino trasporta due taniche di cherosene all'andata e nessuna al ritorno. Tanto per l'immondizia ci sono i crepacci. Marciamo per 5 giorni, 10-12 ore al giorno. Ma al quinto giorno... il Gasher Brun 4. Come il K2, anche il G4 è stato conquistato dagli italiani. Una piramide di roccia, ma gli mancano 75 metri per farne 8.000. Questa è Concordia,
la piazza glaciale più bella e più grande del mondo. Il pugno di uomini mandati in avanscoperta ha distribuito le tele dell'accampamento all'estremità di questo superbo anfiteatro, vegliato dal Falchang Kangri o Broad Peak, alto 8.047 metri, dalle vette dei Gasherbrum, vertiginose colonne naturali che raggiungono gli 8.000, dal Ciogolisa, quel Bright Peak, la cui vetta fu per poco mancata dal Duca degli Abruzzi nel 1909, e da altre cime, piccoli 6.000. Finalmente il K2. Ha una forma come un grande cristallo, regolarissimo da ogni lato che lo si vede, forse dal lato cinese ancora un po' più slanciato, ancora un po' più bello, come da qui, ma anche da qui è superbo questa silhouette. Mi sono innamorato di questa montagna, e non solo io, mia compagna Julie Tallis, con la quale poi ho fondato il film team più alto del mondo, lei registrando, io filmando, è venuta la montagna dei nostri sogni. 3 volte siamo andati, 3 film abbiamo girato, e la terza volta, per l'errore di perdere un giorno, 8.000 metri, sembra un piccolo errore però, ha portato via non solo Julie, eravamo un gruppo di 7, 5 sono morti. Una montagna bellissima, ma con una fama sinistra. Un alpinista su 4 arrivati in vetta non è tornato vivo a valle. Davanti al campo base italiano, il ghiaccio restituisce il corpo di Renato Casarotto, caduto in un crepaccio meno di 20 anni fa. Tutto il campo base segue i poveri resti. I rischi sono molto molto elevati, tutti abbiamo presente che questa possibilità esiste. Stranamente ciascuno di noi pensa dentro di sé di essere indenne da questo evento, perché altrimenti penso che tutti resteremo a casa, nessuno salirebbe sulle montagne. C'è questa presunzione di cavarsela sempre, di riuscire a tornare indietro. E il memorial, inaugurato come cimitero proprio 50 anni fa, torna al suo silenzio. Il tempo al campo base ora è brutto, ora è bello, ma mai abbastanza bello per tentare la vetta. C'è chi sistema la tenda, scombussolata dal movimento del ghiacciaio, e chi si allena sulle pareti di ghiaccio. La piccozza può essere utilizzata su un terreno facile come un bastone d'appoggio, oppure quando il terreno si fa più difficile possiamo infilarla per la becca e ci aiuta nella progressione. L'altro strumento indispensabile sono i ramponi. I ramponi sono degli attrezzi che si fissano attraverso un'opportuna attaccatura agli scarponi. In genere hanno, le possiamo contare, 12 punte. Su un terreno più facile cercheremo di far entrare tutte le punte, questo ci stancherà di meno. Su un terreno che si fa più verticale, più difficile, utilizzeremo le punte, cercando di stare con i talloni bassi. Per poter, diciamo, assicurare la nostra progressione, dobbiamo usare delle corde e dobbiamo fissarle in qualche maniera, in questo caso sulla parete di ghiaccio. Per fare questo si usano delle viti da ghiaccio. Dopo i primi giri, quando la vite ha preso, in questo caso qui questa è una vite abbastanza moderna, abbiamo proprio una manovella che ci permette di infilare il ghiaccio. La vite. E il ghiaccio che la vite sposta fuoriesce, perché la vite è cava, sì. Una volta fissata la vite nella sua asola, possiamo infilare un moschettone e al moschettone fissare la corda. In questo modo avremo un ancoraggio sicuro sulla parete. Molto bene. Gli alpinisti rubano consigli a Kurt Diemberger. È salito 3 volte sul K2.
e ha conquistato per primo la montagna di fronte, il Broad Peak. Ha iniziato la mia vita himalayana, se vogliamo dire così. Circa un mezzo secolo fa, 1957, insieme a Hermann Bull, Markus Schmuck, Fritz Wintersteller, abbiamo fatto una cosa che per quei tempi era assolutamente nuova. Tutti dicevano che siamo matti. Scalare un 8000 senza l'aiuto di portatori, senza ossigeno, solo 4 e basta. Questa solitudine che noi avevamo è sparita. Noi eravamo l'unica spedizione, noi 4, qui al ghiacciaio Paltoro per tutta la stagione. Una cosa inimmaginabile per oggi. Si è perso questa intimità con la montagna, perché vedi come oggi, non solo sul Broad Peak ma anche sul K2, ci sono anche 50 persone alla volta, e se dico 50 sono poche. Il capo spedizione abbandona gli alpinisti per assistere la moglie in fin di vita. Sono bravi, ce n'è qualcuno che sa anche gestire situazioni complicate come queste, di sta stagione un po' particolare. Sì, ce la fanno. E per te invece? È stata una bella avventura, continua. Ho qua un buon amico che mi sostituisce, che è Giuliano De Marchi. Poi ci troviamo ormai i satelliti, i telefoni. Non sarà la stessa cosa? No, non è vero. Sì, certo, essere qua in mezzo a questa morena a vivere l'aria del K2 è tutt'altra cosa. Però insomma, ci sono delle cose a volte più importanti del K2. Quando i primi alpinisti partono per la vetta è ancora brutto tempo. Ehi, se qua guardano Ciocolise, se è pulito, salgono la montagna, se invece ci sono nubi e coperto, non si muovono. Ma il K2 è così, bisogna saperlo prendere com'è. Preoccupazione c'è sempre. Partire col brutto sembrerebbe una cosa sciocca, ma io ho scritto 2-8000 partendo col brutto tempo, per cui penso che questo sia di buon auspicio. Oh, ma tra valtellinesi fate una sfida o... Fai tu... noi? Noi facciamo la sfida. Appiccozzate. Noi abbiamo un punto di riferimento che è il nostro leader, Adriano. Noi puntiamo su uno di noi. Basta che uno su 6 sia a posto. Ecco. Siamo per successo. Bravo, certo. Ciao ragazzi. Bocca al lupo. Bocca al lupo, ciao. Ciao. Ok. Per arrivare alla base dello Sperone Abruzzi si cammina nel ghiaccio contorto, tra seracchi, gradini e laghetti congelati. Lo Sperone Abruzzi va su dritto per dritto. Una via che supera ad un balzo i 3 km di dislivello che ci sono tra il campo base e la cima del K2. Alpinisti che salgono, alpinisti che scendono. Tutta la marcia è suddivisa in 3 tratti, con 3 campi d'alta quota. Sotto scorre il fiume congelato del ghiacciaio Godwin Austen. Al tramonto dominano il blu e l'arancione e lo sguardo corre fino a Concordia.
prima del buio il K2 proietta la sua piramide sull'orizzonte. Tutto sembra procedere per il meglio, ma all'improvviso... Sera, sono arrivata adesso al base, vorrei sapere un attimo com'è la situazione ai campi, cambio. Purtroppo abbiamo perso la tendina XP con dentro tutto il materiale, è stata portata via dal vento, cambio. All'ultimo campo, quello prima della cima, è volata via una tenda. Non c'è più spazio per tutti e gli alpinisti litigano tra loro. Allora, prima di tutto vorremmo capire se ci sono delle persone di voi che scendono, cambio. Allora? Abbiamo scende, forse anch'io. Allora, ti spiego, se tu scendi, allora se sei in condizione di portare là il mio materiale dal 2 all'1, io ti aspetto qua all'1 e poi scendiamo insieme, cambio. La presa della vetta rischia di saltare. Adriano Greco scende, Marco Confortola lo segue e affida la rabbia alla sua telecamera. La fissata, le piccozze, erano fuori dalla tenda lì per bellezza, non l'ha messo giù nella tenda, sono ignorante. Ho volato via tutto, sacchi a peli, tuttoni, tutto volato via. Mi sono incazzato che vaffanculo, che capello, proprio un imbecille. Sono in tutto 4 gli alpinisti che tornano a valle. 5 decidono di tentare la conquista della vetta e partono in cordata con 4 spagnoli. Dal campo 3 ci sono ancora 1300 metri prima di arrivare sulla cima del K2. Una giornata intera per arrivare vicino alla cima. Dal campo base si vede quasi tutto l'assalto alla vetta. Gli alpinisti da lontano sembrano formichine. Passi di Carl sulla cornice di neve che conduce in cima. Sono le 16.30 del 26 luglio 2004. Troppo forti! Sono Alessandro Gaeta della RAI. Senti, com'è la valle del campo base da lassù? Bella, da qua sopra è stupenda, però io vorrei parlare a un ragazzo, magari che non è mai stato in cima in 8.000, facciamo parlare lungo, io sono salito tante volte, facciamo parlare lungo. Fammi sentire che cosa dice Ugo, com'è da lassù? È il massimo e basta. Achille Compagnoni e Lino Lacedelli hanno piantato la piccozza sul K2 il 31 luglio 1954 alle 6 della sera. In basso la notte già sommerge il campo base. Sulla neve della vetta il sole allunga per la prima volta ombre umane. Ora i due italiani sanno di aver vinto. Hanno dovuto togliersi i guanti per legare le bandierine alla piccozza e le mani cominciano a non sentirle più. Si liberano degli inutili respiratori. Presto anche quassù sarà notte. Sulla cima della seconda montagna della Terra, a 8.611 metri, senza respiratori, sospesi sull'orlo d'un paesaggio lunare, i due alpinisti sono coscienti d'ogni pensiero, d'ogni gesto. La loro resistenza supera i limiti segnati dalla scienza alla vita umana. Solo ogni tanto gli pare d'udire una voce, come se fosse un terzo a chiamarli. Sanno che le altezze rarefatte danno sensazioni del genere. La macchina da presa è un blocco di ghiaccio, ancora senza guanti per liberare l'obiettivo. Bisogna fermare questo momento. Forse la voce che ogni tanto sentono non è un incubo,
ma la voce del compagno seppellito laggiù. Anche per lui hanno piantato la piccozza sul K2. Sul K2 salgono al loro primo 8000 Michele Compagnoni, Ugo Giacomelli e Walter Nones. Silvio Mondinelli è per l'undicesima volta sul tetto del mondo, mentre Carl Unterkircher è l'unico alpinista ad aver scalato nella stessa stagione Everest K2. Tutti, assieme a quattro spagnoli, sono saliti in vetta senza ossigeno. Gli italiani scendono dal K2 in discrete condizioni. Fare la traccia a 8000 metri è veramente dura. Chi stava davanti? Ma ha iniziato Silvio Mondinelli, poi l'ho scambiato io, poi dopo è arrivato anche Michi perché eravamo veramente esausti, non sapevamo se raggiungevamo la cima o meno. Allora, come andiamo? Mica male, soddisfatti, stanchi, morti. Un po' male ai piedi? Un po' male ai piedi e le mani, lasciano il segno però, soddisfatti. Sì. Abbiamo fatto un lavoro di team, tifo per i valtellinesi perché hanno lavorato... Ma anche per gli spagnoli, perché vede le... Sì, però insieme. loro sì. C'è stato questo connubio? Sì, 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 c'è stato. È qua la festa! Ma al campo base non è solo festa. Due spagnoli, Edurne e Juanito, scendendo dalla vetta perdono la strada e rischiano di perdere la vita. Se gli italiani non li avessero aiutati, la lista delle vittime del K2 si sarebbe certamente allungata. Entrambi rischiano l'amputazione delle dita dei piedi. Valer non merece nunca la pena, nunca. Adesso dico, non dovrebbe mai valere la pena. Il más mínimo ápice di una uña, nunca. Gnaro? Però se l'anno prossimo potessi salire sul Nanga Parbat, Silvio, andiamo insieme? No, no, sì. Non si può dire la montagna che fa morire, se uno ha fatto i calcoli non del tutto giusto. Ma la montagna non vuole la morte degli alpinisti, questo sicuro. Paura si ha sempre, altrimenti saremmo degli incoscienti. Cerchiamo di affrontarle queste paure e di superarle. Io credo che l'uomo è uomo per questo. Non ci siano limiti in questo mondo. L'importante è... e stare attenti a quello che si fa, ecco. Io per esempio oggi sono tornato con un dito congelato, ho detto potevo risparmiarmelo, però col limite non sono riuscito a stabilirlo. Ma per rischiare la vita la cosa deve essere molto grande, perché la vita è una cosa grande, un grande regalo. Però se uno la rischia deve avere una ragione, e questa ragione è inspiegabile. E la montagna potrebbe essere una di più, una di meno. Il K2 è praticamente l'ideale di una montagna nella sua forma. È quasi un'ipnosi che parte da questa cima. Guardate com'è bellissimo adesso il K2 con queste nuvole. Come un vestito, è una cosa fantastica di questa montagna. Si capisce la ipnosi di questa montagna in momenti come questi.